domenica abbiamo una partita importante perché giochiamo contro una squadra forte che è vero che ultimamente ha avuto qualche problema, però anche la partita di ieri con la Casertana non meritava assolutamente di perdere, una squadra di qualità, quindi dobbiamo essere consapevoli di andare ad affrontare una squadra che ha qualità, una squadra forte, però cercheremo di farci trovare pronti anche per noi, anche perché per noi è una partita importante, quindi dobbiamo concentrarci al massimo ed andare lì a fare una partita degna della Viponese. Ecco. Non mi piace appellarmi agli episodi, nel senso che come si dice, di solito si dice che nel calcio che a fine stagione gli sfavoritismi e i favoritismi si equivalgono, quindi io spero in questo. Sicuramente noi non siamo stati fortunati in questa prima parte di stagione per quanto riguarda gli episodi a 360 gradi. Mi auguro che non siamo una società che si lamenta o trova alibi, però è evidente che qualcosa a noi ci manca in questo girone di andata. Cercheremo nel girone di ritorno di affrontarlo subito con determinazione, con voglia, per cercare di riprenderci quello che diciamo abbiamo perso in parte in questa prima parte di campionato. Ecco, che girone di ritorno sarà? Un girone di ritorno difficile, con squadre che come noi in primis hanno degli obiettivi. Si sono rinforzati sul mercato come stiamo cercando di fare anche noi in questa sessione di mercato difficile, perché se noi andiamo a guardare i maggiori club di Serie A non hanno fatto nessuna operazione, quindi già quello testimonia il fatto che sia un mercato molto ma molto particolare, però è inutile parlare sempre delle solite cose. Noi sappiamo quello che a noi serve, se ci serve, se si trovano le condizioni, e sicuramente non quelle economiche, cercheremo di farci trovare pronti in quello che stiamo cercando di fare in questo momento. La proprietà ha dimostrato in questi anni quello che sta facendo per la Viponese. Il presidente Caffo credo che abbia dato grande dimostrazione di legame e di serietà, quindi ha assolutamente vietato le cessioni, e questo credo che tante persone del mondo del calcio sanno benissimo che la Viponese ha dei giocatori molto appetibili sul mercato, però il presidente non, a meno di clamorose offerte che credo non arrivino, non ha voluto assolutamente per offerte medio-alte dare via i giocatori che per noi sono importanti, quindi credo che questo sia già un segnale importante, chiaro. Poi noi dobbiamo concentrarci, non dobbiamo distrarci da varie cose, dobbiamo essere decisi e cattivi nell'affrontare questo girone di ritorno. Senza guardare ovviamente la classifica che al momento si è accorciata, no? Soprattutto laggiù. Sì, la classifica si è accorciata, ma non solo per la Viponese, perché fino al Palermo, dal Palermo al Bisceglie ci sono 11 punti di differenza, che sono pochissimi, quindi è un problema, può essere un problema per la Viponese, ma sicuramente anche per le altre squadre. Noi non guardiamo la classifica, nel senso che è un campionato che bisogna affrontare partita dopo partita, non dobbiamo guardare a quanti punti stiamo dai playoff e nemmeno a quanto stiamo dai playout. Sicuramente è un girone di ritorno importante dove se si possono evitare i passi falsi è meglio, cercheremo di affrontarlo, ripeto, con grande forza e con grande determinazione. Io...